Allora ragazzi, ciao a tutti, oggi sono qui per farvi capire come si stabilizza questa Steadicam da 40 cm. Allora, io ho letto tanti commenti di tante persone che si sono trovate abbastanza impacciate, che dicevano mi dondola tutto, mi va avanti e indietro, mi fa le onde del mare, non riesco a farlo stare stabile. Tranquilli, perché è semplicissimo. Adesso vi spiego un po' di cose. Io lo stabilizzo con la mia Canon 1200D, con la mia reflex, e vi dico, è semplicissimo, non perdete la pazienza perché ci vuole, io posso impiegare, non lo so, se mi va bene un minuto, massimo 5 minuti, non è. Comunque fa delle riprese veramente meravigliose. All'inizio pensavo di comprarmi proprio tutta l'attrezzatura, il giubbetto, il braccio, però ho visto che questo, se è stabilizzato come deve essere stabilizzato, fate delle riprese che secondo me è meglio di quella Steadicam, diciamo con il giubbetto, con tutta la sua attrezzatura. Basta capire un attimo la registrazione e ora ve la faccio vedere subito. Allora, questo qui serve per alzarla, però se avete una reflex, non lo so il peso quanto può cambiare. Penso poco, io la tengo, non, cioè la tengo tutta abbassata, non la alzo per niente. E i pesi ce li lascio tutti, dopo vedete voi, però se avete una reflex più o meno il peso, penso che se avete un obiettivo un 18-55 su per giù il peso è quello, quindi credo che anche a voi vi dovrebbe stare bene come la lascio io, ecco. Allora, questo serve per muoverla a destra e a sinistra, mentre questo qui per muovere avanti e indietro. Allora, innanzitutto togliamo la piastra e avvitiamo qui nella nostra reflex. Ah, una cosa importante, la piastra quando la avvitate mettetela sempre a filo del monitor, perché almeno trovate diciamo tutta la corsa se serve per farla andare indietro. Intanto avvitiamo la piastra. Ok. Mettiamo qui la nostra reflex. Un'altra cosa importante, questo deve stare sempre alla sua sinistra. Poi, allora, io ho visto video che c'è gente che la tiene così. Secondo me, cioè non è sbagliato, ognuno fa un suo modo, però secondo me è più facile tenerla così per farla stare più stabile. Allora, quando la tiriamo su, ovviamente è tutta sballata la registrazione. Allora, innanzitutto deve andare più avanti, quindi svitiamo, facciamo andare un po' più avanti. Dobbiamo fare abbastanza prove. Lasciamo. Ecco, ci siamo quasi, forse deve andare più verso sinistra. Voi tenete sempre l'equilibrio, lasciate, ok, troppo verso sinistra. Io impiego circa 5 minuti, 6 minuti al massimo, ecco, per registrarla. Troppo. Non è proprio una, cioè, in teoria è una cosa quasi millimetrica, però interessante è trovare l'equilibrio giusto. Vedi, un po' troppo ancora. Prime volte. Ok. Ci siamo quasi, non è proprio stabile. Forse deve andare un po' più indietro. Dovete fare un po' di tentativi. Ancora troppo. Troppo. La prima volta ci mettete, ecco, diciamo che ci siamo quasi, più tempo possibile. Poi vi consiglio, una volta che avete registrato questo qui, vi conviene, se la macchina è sempre la stessa, vi conviene non toccarlo, in modo che spostate solo questo avanti e indietro come prima volta. Io ve lo faccio.
Ecco, diciamo che ci siamo quasi, forse leggermente più avanti, ma di poco. Ok, ecco qua. Adesso è abbastanza stabile. Allora, eccoci qui. Dimenticavo una cosa. Prima di registrare, diciamo, la macchina, togliete il tappo perché sembra una cavolata, ma non lo è. Allora, così è bilanciata, diciamo, quasi perfettamente. E, per fare un esempio, basta che fate questo movimento avanti e indietro e a destra e a sinistra. E rimane stabile. Non dondola più di tanto, ecco. Adesso vi faccio vedere alcuni test che ho fatto, così vi rendete conto, ecco, di come questa Steadicam fa la ripresa. Secondo me è un attrezzo molto valido, lo consiglio a tutti. E niente, adesso passiamo al piccolo test che ho fatto e spero di essere stato d'aiuto. Ciao a tutti!